Un saluto a tutti gli amici di TG Smart News. Sono Erika Ferrari e dopo una serie infinita di tornanti siamo arrivati in quel di Bazzano, un piccolo paese montano nella provincia di Parma, dove oggi hanno inaugurato questa bellissima palestra paralimpica, perfettamente attrezzata per l'inclusione totale di ogni tipo di attività sportiva. Looking so sweet, but you're dynamite. I just wanna dance with you. Feeling that burn, I'm not getting out. Yeah, yeah. Baby, you make me lose. Sessione Proloco a tutti i cittadini che hanno sostenuto questa di questo progetto e che in questi giorni si sono adoperati per aiutarci a rendere il paese sempre più accogliente. E in modo particolare doveva essere accessibile, inclusiva, per colmare quello che sembrava, almeno per il nostro Appennino, un servizio che mancava. Anche questo progetto è stato premiante, si è cominciato a guardare con occhi diversi la realtà che ci circonda. Abbiamo voluto togliere tutte le barriere architettoniche e vi assicuro che ne vedevamo tante, quindi ogni gradino, ogni particolare che ci saltava all'occhio cercavamo di renderlo accessibile a tutti. Ecco, rendere accessibile ogni spazio è stato molto importante e per questo chiediamo a tutti di portare avanti il nostro sogno, quello della Paralympic Valley Appennino Cinque Cerchi. Quindi io passo la parola a Walter Antonini, presidente di AMIC Parma, e ti ringraziamo davvero tanto. Siamo partiti qualche anno fa facendo veramente un sogno. Ormai ogni volta che si parla di sogni sembra di fare riferimento sempre a dei grandi personaggi, però davvero avevamo un sogno: dimostrare che anche il nostro Appennino può essere accessibile alle persone con disabilità. Poi abbiamo trovato un paese che è particolarissimo, Leviano, la frazione di Bazzano, Scurano, eccetera, che hanno una sensibilità sull'accessibilità e sull'inclusione che veramente deve essere presa d'impegno, perché ha da esempio, perché è veramente particolare. Chiunque ha temporaneamente o definitivamente una difficoltà motoria possono utilizzare e vivere l'Appennino in maniera completa, piacevole. Questa è una zona meravigliosa. Qui fare rete funziona. Qui il collegamento tra le istituzioni locali, quelle provinciali, quelle regionali funziona bene. Qui il sogno è di realizzare anche la ristrutturazione del capriolo e di un albergo che sarà gestito da persone con disabilità e giovani. Porto anche i saluti del sindaco di Villanova d'Arda, che oggi non è potuto venire, Freddi, però mi ha detto di salutarvi tutti, in particolare il governatore Bonaccini. Buongiorno a tutti, in qualità di presidente dell'Unione Montana Appennino Parma Est vi porto i saluti di tutti i sindaci di tutta l'amministrazione. Io non posso fare altro ovviamente che associarmi a tutti i ringraziamenti che sono stati prima rivolti dal sindaco di Leviano. Noi oggi non siamo qui ad inaugurare semplicemente una palestra, una struttura che ha la caratteristica importante dell'inclusività. Noi oggi siamo qui ad onorare un momento di civiltà, che è questo l'aspetto fondamentale, il leitmotiv che deve aiutare noi sindaci quando amministriamo a poter, come dire, raccogliere, ci dia il modo di raccogliere le esigenze di chi fino ad oggi forse è stato anche poco ascoltato. Oggi noi lo siamo sempre stati, siamo tutti uguali, lo dobbiamo essere anche nei fatti. Grazie a tutti. Complimenti alla sindaca che, oltre ad essere sindaco del comune di Leviano, è anche delegata in provincia, in quanto non delegata direttamente allo sport, e la ringrazio per aver chiesto a me oggi di indossare questa fascia. Complimenti per questo splendido progetto. L'Islanda è una nazione che 25 anni fa ha investito sullo sport per sconfiggere l'alcolismo e l'abuso di droghe. Ora l'Islanda è una delle nazioni con il più alto tasso di sportivi, con il più alto tasso di inclusività. Ora, nel piccolo, Leviano credo sia un modello di Islanda favoloso,
perché da qui parte una scommessa per i prossimi 20-25 anni. E per l'Appennino, ringrazio Barbara, ringrazio il presidente Bonaccini, è una chicca che anche noi della Bassa, lo dico da sindaco di Sorbolo Mezzani, dobbiamo imitare e dobbiamo fare rete con queste magnifiche strutture. Quindi complimenti sindaco, complimenti a tutti voi per questa magnifica iniziativa. Grazie. E ha questa capacità straordinaria, davvero straordinaria, di coinvolgere tantissimi soggetti nell'ambito dello sport, le associazioni locali, le altre amministrazioni, come richiamava la Presidente Alberini, la testimonianza di questa presenza così significativa oggi qui certifica questo impegno. Allora questo è un investimento che riguarda Bazzano, che riguarda Nebbiano, che riguarda i bambini di questo territorio, perché questo grande progetto ha coinvolto dall'inizio la scuola, lo diceva la sindaca prima, e naturalmente una grandissima opportunità per lo sport e per lo sport paralimpico in un territorio molto più vasto che si trasforma anche, credo e sono convinta che sarà così, in una grande opportunità di attrattività e di sviluppo del nostro Appennino a cui teniamo tanto. Un'icona dello sport nazionale. 3 Coppe Italia, 4 scudetti, un mondiale per club, 4 coppe delle coppe, 3 supercoppe europee, 3 coppe CEV, una coppa dei campioni, uno scudetto in Grecia, una coppa di Grecia, allenatore della nazionale di volley della Grecia, allenatore della nazionale italiana di volley con il quale ha vinto 2 campionati europei, il bronzo alla World League e argento alla World League. Argento alle Olimpiadi del 2004, dirigente della Juventus, dirigente della Roma, direttore generale della Ryder Cup 2023, ambasciatore nel mondo per lo sport per la città di Roma, docente alla Bocconi, master sport di Parma, la Business School del Sole 24 Ore, eccetera, eccetera, Giampaolo Montali. Voi avete parlato prima di fare rete, in realtà il mondo dello sport c'è un'altra parola che identifica quello che state facendo voi, che avete fatto in tutti questi anni, è gioco di squadra. Quindi lo sto vedendo anch'io ultimamente, perché essendo un uomo di sport negli ultimi anni sono avuto a che fare con il mondo della politica, e non è facile fare squadra quando le fazioni politiche sono diverse e quando non si mette al centro l'interesse comune e soprattutto si mette l'interesse al centro il sociale. Quindi vedere fare qualcosa in questo campo sull'inclusione sociale è qualcosa di veramente unico. Poi questo è uno dei pochi posti nel nostro paese che ha un museo di arte contemporanea, e ce l'avete voi qui a Nebbiano. Cioè, io credo che veramente quello che fa la differenza a qualunque latitudine e longitudine sono le persone, sono le risorse umane che entrano in gioco. La cultura, se l'Emilia Romagna ha tra i suoi primati quello di avere una media praticanti la pratica motoria sportiva molto più alta della media nazionale, è dovuto anche e soprattutto a 2 cose: una larghissima diffusione di impiantistica, senza la quale è difficile poter fare sport in un certo modo, e al fatto, se ne parla sempre troppo poco, che ci sono migliaia di società sportive che hanno il compito poi di far funzionare sia gli impianti sia l'insegnamento, l'apprendimento, anche solo la possibilità di poter praticare qualche disciplina sportiva, e questo è grazie a migliaia e migliaia e migliaia di persone che nel 99,9% dei casi sono volontari. Lo sport nelle regioni non è mai stato considerata una materia di particolare importanza. Io ho tenuto la delega al primo mandato, l'ho tenuta in questo secondo. Insieme a Gian Maria Manghi abbiamo costruito un percorso e un'idea nella quale lo sport può diventare non solo l'opportunità per tanti di fare appunto attività motoria e sportiva, ma farne prima di tutto un elemento di coesione sociale. Se noi guardiamo la spesa sanitaria nei paesi benestanti, vi è una spesa non piccola per correggere ad esempio l'obesità anche nei ragazzi e nei bambini, e nella gran parte dei casi non è dovuta a patologie gravi, è solo dovuta a sedentarietà da un lato e cattiva alimentazione dall'altro. Noi abbiamo pensato che attraverso lo sport si può portare un indotto economico straordinario nel territorio, sia attraverso il turismo sportivo sia attraverso la promozione del territorio.
Lo sport, se ci pensate, insieme alla musica, è il linguaggio più universale che arriva in ogni famiglia del mondo. In ogni famiglia del mondo c'è qualcuno che lo sport lo pratica o l'ha praticato, o c'è qualcuno che è tifoso di qualcuno o di qualche squadra. E oggi con gli strumenti comunicativi a disposizione possiamo arrivare ogni secondo in ogni parte del mondo. Insomma, ci sono tante ragioni per investire sullo sport, ma abbiamo voluto dare premialità a quei piccoli, piccolissimi e medi comuni che altrimenti non vincerebbero mai i bandi. E proprio perché nelle realtà anche di montagna l'impianto sportivo ha un valore triplo rispetto a un impianto in pianura, questo progetto in un comune di poco più di 3.000 abitanti credo si senta e si veda, ma se non ci sono amministrazioni che hanno progetti credibili, pronti, diventa difficile anche consegnare le risorse se mancano le idee. Da soli si è molto più deboli. Se ci mettiamo insieme, fuori dalle appartenenze geografiche e politiche, siamo una comunità molto forte. Grazie. Da TG Smart News per oggi è tutto, arrivederci a tutti e alla prossima!